appunto della pubblicazione del questo primo Atlante, che dovrebbe essere il primo volume di una serie dedicata appunto a volumi che trattano attraverso, diciamo, la tecnica dell'infografica, una serie di temi, è nata diciamo in maniera militante, per questo che continuiamo anche a mantenere dei temi, insomma, anche su questo volume ovviamente e sui prossimi, legati appunto anche a un intervento politico della cittadinanza in maniera attiva nei confronti di quelle che sono le conoscenze appunto che si stanno diffondendo in questo momento, proprio in occasione del referendum per il nucleare che c'è stato quest'anno, ed è nata appunto come una forma di divulgazione delle informazioni appunto scientifiche, spesso molto complesse, che riguardano l'ambito appunto del nucleare in Italia. Ed è stata appunto la prima esperienza che abbiamo fatto insieme con Cristiano di riunire una serie di grafici italiani che interpretassero, secondo alcuni principi dell'information design, come si chiama appunto in termini inglese della nostra infografica, che rappresentassero appunto una serie di informazioni basilari relative al nucleare. Da questo punto di vista vorrei appunto anche precisare che il nostro lavoro è stato un lavoro di coordinamento, più che altro siamo gli autori delle tavole, e le tavole sono state realizzate in questo caso nel volume che stiamo presentando oggi, una quindicina di grafici, appunto sono anche più presenti in sala, e che diciamo generosamente hanno offerto il proprio contributo per l'interpretazione visiva di queste informazioni. Ci siamo basati da questo punto di vista sulla disciplina dell'infografica, perché è una tipologia di elaborazione di informazioni e di divulgazione che negli ultimi tempi, diciamo negli ultimi anni, ha avuto un continuo successo, proprio perché permette di unire la divulgazione di informazioni complesse insieme a una capacità divulgativa tipica appunto del graphic design, della grafica. E questo è l'aspetto ovviamente più interessante per noi di questa sperimentazione che è probabilmente appunto il primo volume di questo genere, anche se, come avete visto probabilmente già su quotidiani e riviste, l'utilizzo della rappresentazione visiva delle informazioni riscuote appunto un sempre maggior interesse anche nella stampa, diciamo, principale. Questa sperimentazione ci è particolarmente interessata perché risponde al risolvere per certi versi anche alcuni problemi di gestione dell'informazione. Si è sempre pensato che da questo punto di vista che l'accesso, come ricordano anche l'attività della Commissione Polis, che l'accesso alle informazioni diventa sempre più un elemento fondamentale anche per la capacità di intervento democratico dei cittadini. Il problema è che appunto la quantità delle informazioni a disposizione è sempre maggiore, e spesso non siamo in grado di discernere quale informazione principale e secondaria, così come è difficile addentrarsi, se non si è degli esperti, su informazioni particolarmente complesse o appunto specializzate. Bacone diceva appunto che sapere è potere, e sapere appunto è un diritto fondamentale dei cittadini. La tecnologia ci aiuta adesso anche ad accedere a una mole di informazioni sempre più privata.
in questo campo, in questa direzione, l'infografica è quella disciplina che permette appunto di riuscire a non solo divulgare e rivestire in una maniera diciamo esteticamente piacevole delle informazioni, ma è anche una disciplina che è in grado di produrre una narrazione di queste informazioni e di riuscire ad evidenziare legami e connessioni che spesso magari ad una prima lettura o a una visione superficiale delle stesse informazioni magari possono sfuggire. Questo è un po' l'origine diciamo, della nostra esperienza e l'origine è un problema. Si dice spesso che un'immagine vale mille parole e questo è vero soprattutto quando, come è accaduto in Italia negli ultimi anni, si stravolge completamente il significato delle parole. Per cui spesso e volentieri non ci intendiamo più quando parliamo diciamo, la nostra lingua. La prima che vi volevo mostrare è questa sull'indennità dei parlamentari in Italia. Sapete che è argomento di dibattito proprio questi giorni e l'ho scoperto questi giorni. Che è al lavoro da circa 2 anni una commissione istituita dal ministro Tremonti per stabilire qual è la media delle indennità dei parlamentari di 5 o 6 delle principali nazioni europee. Quindi sono 2 anni che stanno studiando diciamo, questi dati. Perché nasce questa confusione? Perché non è sicuro quant'è l'indennità parlamentare? Perché sotto l'indennità parlamentare ci sono vengono attribuiti una serie di rimborsi che come tutti noi siamo abituati a considerare rimborsi significa che ho speso qualcosa. In realtà per i nostri parlamentari una serie di rimborsi sono integrazioni a quello che è l'indennità vera e propria, perché il rimborso per vivere fuori la propria sede lo ricevi sia se sei residente a Roma sia se non sei residente a Roma. Rimborsi per i viaggi li ricevi sia se questi viaggi li fai, sia se questi viaggi non li fai. Porta voce qua. In molti paesi esistono quindi delle indennità più basse a cui però fanno capo una serie di servizi a piedi vista di rimborso. In questo caso, per esempio nel caso nostro, è difficile comprendere, questo è una commissione che sta lavorando da 2 anni, qual è effettivamente l'indennità perché sotto la voce rimborso vengono attribuite valori per cose che non so, che rimborsi non so. Posso aggiungere una cosa? Il presidente dell'Istat presiede questa commissione deve preparare gli stipendi e si è giustificato in ritardo, ormai 2 anni stanno studiando questi dati, perché ha detto all'estero non ci sono delle cose che in Italia invece abbiamo, tipo la commissione antimafia. E loro non riescono a quantificare quanto può valere questo impegno. Quindi la mafia è un danno anche collaterale, insomma. L'altra tavola è quella che ha già mostrato Cristiano Confà, anche in questo caso la voce dei rimborsi viene utilizzata in maniera assolutamente diciamo impropria. Qui si parla dei rimborsi elettorali per le spese sostenute dai vari partiti. Ovviamente in questo caso l'utilizzo della parola rimborsi serve semplicemente per aggirare il fatto che in Italia ci sia stato un referendum che aboliva il finanziamento pubblico ai partiti e quindi la legge sui rimborsi elettorali aggira semplicemente i risultati di questo referendum. E aggira perché capite benissimo che al momento in cui noi vediamo che a fronte di 68 milioni di euro spesi in campagna elettorale nel 2008 i rimborsi concessi dallo Stato ammontano a 206 milioni di euro, capite che anche in questo caso il rapporto del significato della parola rimborsi va sicuramente a farsi vedere. È grazie appunto all'immagine che riusciamo a superare anche questa offesa alla lingua che spesso i nostri politici